Ma tu lo sapevi che per la morte di Carlo Magno è stata scritta della musica? Beh, magari è scontato, ma per quel periodo, nell'814 intendo, non è che vi fossero particolari testimonianze di musica. Conosciamo qualcosa del mondo sacro liturgico, benché dovesse ancora comparire per bene la notazione neumatica. Per cui, fuori da chiese e monasteri, silenzio assoluto? Per non sbilanciarci, rimaniamo sul celeberrimo sovrano carolingio, una via di mezzo tra chiesa e impero. Quando morì venne scritto il Plantus de Obiti Carol, ovvero lamento per la morte di Carlo Magno. I versi sono di paternità dubbia, ma curiosamente vi è rimasto pure l'andamento melodico. E sì, perché il Plantus veniva intonato. Come detto poco fa, la notazione non era ancora così vivace in quel periodo. Infatti i segni che ci forniscono le prime intenzioni di lettura melodica del suddetto Plantus risalgono al X secolo. Beh, magari nulla di che, però personalmente mi piace pensare che ogni avvenimento storico, anche il più remoto, sia accompagnato da una sonorità diversa. A parlare del solo avvenimento senza pensare anche al suono è come se ci perdessimo un grande pezzo. E tu che cosa ne pensi?